Buon pomeriggio e buon lunedì, amici di Gossip Mania. Eccoci qui, siamo ritornate per parlarvi di tutti gli argomenti del weekend e non solo, anche dell'ultimo scorcio della scorsa settimana, poiché gli aggiornamenti sono sempre tantissimi. Parleremo infatti di truffe del web, di amori che stanno nascendo, di amori che si sono infranti di nuove mode e di grandi soddisfazioni musicali. Tutto questo ovviamente tra pochissimo e rigorosamente in compagnia di Elvira Vigliano. Ciao Elvira. Ciao Alessia, ben ritrovata. Grazie mille, noi siamo pronte per i nostri argomenti, oggi un bel po' diversi tra loro, dobbiamo dire, come al solito, soprattutto nel primo giorno della settimana, poiché dobbiamo recuperare gli argomenti del weekend, ovviamente. Certo, anche perché veramente ne sono successe di ogni e lo stop che c'è stato in questo weekend ci ha permesso anche di accumulare un po' di teorie e di vedere se quello che avevamo pensato potesse realmente accadere. Eh sì, il 90% delle volte ovviamente è sempre così, inutile dirlo. Iniziamo da un'accusa, da un episodio accaduto ad un personaggio molto noto nel mondo della musica italiana e parliamo di Elodie, che ha posto appunto sotto i riflettori una problematica che poi è un po' comune a tutti, quella delle truffe online, arrivate molto spesso tramite un messaggio, tramite una mail, ed è proprio questo ciò che è accaduto alla nota cantante, che infatti si è vista recapitare poi spesso, soprattutto nell'ultimo periodo, tantissimi messaggi tra i quali c'è stato un nuovo accesso al tuo dispositivo non identificato. Clicca qui per scoprire cosa è successo, piuttosto che il tuo computer è stato attaccato da persone sconosciute, quindi tutte truffe di questo genere. Lei però ha pensato bene di muovere appunto questa accusa direttamente dalla sua vasca da bagno. Sì, è stata, almeno si è trovata comoda in quella situazione perché c'era parecchio da denunciare. Fatto sta che, insomma, quello denunciato da Elodie è un problema molto comune, accade molto spesso, tant'è vero che le forze dell'ordine, insomma, cercano sempre un pochino di aiutare, soprattutto i più anziani, a evitare situazioni del genere, perché la tecnologia ci pone anche in maniera più vulnerabile rispetto ai nostri dati e quindi basta un semplice click e tutto il mondo sa quello che stiamo facendo in quel preciso momento. Ecco, più che truffe che possono essere magari il dare dei soldi in cambio di altro, anche questi sono all'ordine del giorno, ovviamente, soprattutto per chi frequenta internet molto spesso, quindi ci può essere tranquillamente anche un sito di e-commerce che possa appunto effettuare delle truffe tramite pagamenti non chiari oppure di merce mai arrivata. Purtroppo capita molto spesso con le famose truffe, appunto, che si mette magari qualcosa in un pacchetto che poi risulta vuoto. Però questi più che altro sono virus, diciamo, anche perché nel caso di personaggi noti molto spesso hanno proprio l'obiettivo di rubare ogni tipo di dato e poi farne ovviamente un uso improprio. Sì, anche perché pensa a Diletta Leotta o Belen Rodriguez, anche Certo. loro sono state, insomma, l'obiettivo di questi hacker che cercavano un pochino di strumentalizzare tutto il contenuto dei loro sistemi informatici per poi, insomma, metterle alla berlina o addirittura minacciarle. Esattamente, poi diventano dei veri e propri ricatti, come abbiamo visto, come ci ricordava Elvira anche in passato. Fatto sta che bisogna sempre stare attenti, anche perché ovviamente avendo accesso a dispositivi privati, poi una foto con un fidanzato, piuttosto che qualcosa, diciamo, che non vuole essere pubblicato, sempre si trova. Basta anche un video molesto tra amiche, insomma, niente di trascendentale. Sono importanti anche le accuse per aprire gli occhi. Elodie poi si è ovviamente dimostrata molto infastidita dalla situazione, ha detto non ce la faccio più, sono mesi che va avanti questa storia, però purtroppo capita anche a noi comuni mortali. Sì, il fatto che si sia definita comune mortale è indicativo. È forse l'unica del panorama che non si sia messa su un piedistallo rispetto, insomma, a quello che è la sua carriera. Fatto sta che, insomma, accade a tutti noi, anche semplicemente mettere una foto su un social risulta essere poi oggetto di minacce in futuro, quindi bisogna stare attenti ed è stato poi anche un po' la critica che hanno mosso tutti nei confronti di Chiara Ferragni.
quando ha pubblicato ad esempio le foto di suo figlio piccolo. Quindi insomma è una rete molto ampia e da lì poi si passa a truffe di diverso tipo, quindi è un mondo tutto da scoprire ed è meglio non entrarci. È vero, bisogna sempre stare attentissimi. Parlavi di Elodie e del suo modo di approcciare anche alla popolarità, è sempre abbastanza lontana dai riflettori, anche per la sua storia d'amore con Marracash, che è un altro personaggio notissimo del panorama musicale italiano. Invece cercano sempre di stare un po' lontani dai riflettori, dai pettegolezzi, mai troppe foto insieme, storie insieme, solo per quanto riguarda il punto di vista anche lavorativo. Ogni tanto ovviamente il momento insieme ci sta, ma soprattutto Elodie si è dimostrata di essere una persona, poi un personaggio molto semplice, l'abbiamo visto anche nel monologo dello scorso Festival di Sanremo, dove ha parlato poi dei suoi esordi, delle difficoltà a farsi strada anche nel mondo della musica, quando si proviene anche da un luogo molto molto complicato come può essere la periferia di una grande città. Abbiamo visto poi sempre ultimamente le storie anche dello stesso Fedez, di J-Ax, che raccontano proprio questi periodi degli inizi di questi cantanti che poi hanno avuto la fortuna di sfondare. Sì, il problema è che molti di questi insomma non restano umili, come si suol dire. È vero. E la differenza credo che la faccia proprio questo, cioè il fatto di voler mettere a disposizione degli altri la propria arte dal punto di vista canoro e attoriale, insomma, deve essere semplicemente un modo per avvicinarsi agli altri. Invece molti, facendosi prendere un pochino dalla foga del momento, da questa famosità che si sviluppa, perdono un pochino il punto di riferimento e dimenticano anche quali sono i loro esordi, quindi è difficile rimanere un pochino, sai, relativi a quello che si vive, riuscire anche un pochino a ricordare da dove si proviene. È vero, e poi lei l'ha fatto veramente in un modo carino proprio al Festival di Sanremo, ricordando anche le persone che le hanno dato fiducia, la prima band che poi ha invitato anche sul palco dell'Ariston, quindi è stato veramente bello, oltre al monologo, per spronare proprio tutti coloro che vogliono intraprendere una carriera comunque complessa e complicata come quella che può essere nel mondo dello spettacolo o della musica, ma soprattutto l'importanza, ne parlammo proprio qui a Gossip Mania a ridosso del festival, di avere almeno una persona che creda in te, nel tuo percorso, nelle tue potenzialità, nel tuo talento, e quello comunque fa sempre la differenza, anche quando magari te stessa puoi iniziare un po' a vacillare oppure crollano le tue certezze. Se c'è almeno una persona che crede in te, ti può risollevare, veramente ti può dare quella spinta giusta. Sì, anche perché i familiari molto spesso sono i nostri primi supporter. Vero. Però c'è bisogno di una persona estranea che magari riesca a vedere quello che vedono i tuoi familiari. E bisogna avere fortuna. Molti dei personaggi famosi considerano questa loro vita come una vita fortunata, però in pochi ci credono davvero, perché effettivamente insomma riuscire a sfondare nel mondo dello spettacolo risulta molto difficile. Al giorno d'oggi invece basta semplicemente pubblicare la storia con un personaggio noto e si viene subito invitati in salotti quotidiani per parlare del più e del meno. Quindi è cambiata anche un pochino la dinamica, è cambiata anche la qualità della televisione e dei contenuti, quindi è importante avere questi esempi che mantengono un pochino i piedi per terra e ricordano che le abilità e le capacità sono sicuramente il miglior punto di partenza. E qui mi hai lanciato un assist immenso per il prossimo argomento, che io proprio da bomber mancata nel mondo del calcio devo assolutamente cogliere, perché abbiamo parlato di vita fortunata, ovviamente di coloro che hanno avuto modo di sfondare nel mondo dello spettacolo, anche di carriere un po' troppo facilotte, i vari influencer, i vari opinionisti che si fanno largo nel mondo dello spettacolo, ma in trasmissioni che puntano proprio alla polemica, alle grida, ai litigi. E questo è il caso della prossima neocoppia, possiamo dire, della quale parleremo, poiché abbiamo parlato anche molto ampiamente in epoca San Valentino, quindi febbraio praticamente, ora stiamo a maggio, pochi mesi fa,
della storia d'amore tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, che poi è andata anche molto male, nonostante i mille tatuaggi, le grandissime dimostrazioni d'amore dello stesso Nicolò con queste rose, questo corteggiamento veramente incredibile, la stessa Chiara che andava spesso a Roma a trovare proprio Niccolò, che era in un momento di stasi poi anche dal lavoro di calciatore, poiché veniva da un brutto e lungo infortunio. Però noi ci avevamo visto lunga, avevamo detto questa storia, appena la situazione Covid, appena l'infortunio passerà, non andrà molto lontano. E infatti i due si sono lasciati, abbiamo indagato, non si seguono più su Instagram ormai già da un mesetto, e soprattutto la stessa Nasti è stata attrice anche di una serie di video chilometrici, proprio decine e decine, nei quali ha spiegato la fine di questo amore, vedute diverse, una vita diversa, grandi grandi differenze. E noi pensavamo, allora Nicolò si prenderà un periodo di stasi, visto che poi già veniva da storie chiacchierate, da vari problemi, da un ex incinta, quindi casini su casini, e invece sembra proprio che ne abbia scelto un'altra. Sì, non riesce a stare un pochino tranquillo, e forse anche una conseguenza delle storie finite un pochino male. Il fatto di voler fare chiodo schiaccia chiodo risulta essere oggi la soluzione migliore per andare avanti. Il problema è che prima o poi dovrà fare i conti con se stesso e con i tatuaggi in comune con Chiara Nasti, perché effettivamente, insomma, hanno corso un pochino troppo, e da lì hanno dimostrato di essere anche un pochino superficialotti nel gestire questa storia, che abbiamo visto in quarantena è molto semplice portare avanti delle relazioni, soprattutto se si vive insieme 24 ore su 24 e si è agli albori di una storia, quindi è tutto molto in discesa. Il problema sorge quando le vedute diverse, i caratteri diversi, per chi ne ha, risulta anche difficile cercare di trovare un punto di equilibrio. E il fatto è che, come avevamo previsto, una volta ritornati alla realtà si sarebbero svegliati da questo torpore e avrebbero capito che, insomma, quello che avevano iniziato non era nient'altro che una futile frequentazione. Io posso capire il cuoricino che si è tatuato lui, perché un cuoricino, sai, un cuore trafitto, magari era anche presagio di tragedia, ma il 22 che ha tatuato lei sul braccio non so come lo giustificherà gli altri, soprattutto a stessa, perché è un chiaro riferimento, quindi ogni volta che si guarderà, se non erro, il braccio, vedrà comunque l'ombra del fallimento di questa storia, nella quale secondo me lei aveva anche creduto, perché poi lei l'ho vista coinvolta, andava spesso a Roma, era sempre lì, spesso insieme, queste foto, lui zero probabilmente. Sì, anche perché forse vista la sua vita, lui è abituato anche, sai, a non avere un luogo fisso, sì, una dimora fissa. Sì, legami anche probabilmente. Quindi vedendo anche un pochino il suo passato comprendiamo come in realtà da questo punto di vista debba ancora maturare un pochino, e forse è semplicemente legato al fatto che, parlandone anche con amici, i ragazzi molto più spesso, soprattutto quando si approcciano ad una ragazza, raramente ricercano qualcosa di stabile, soprattutto quando poi si è così giovani. E lo stesso credo che valga per Chiara, perché effettivamente, anche avendoci messo tutte le speranze, non lo conosceva, come lui certo non conosceva lei, quindi iniziare questi rapporti così, senza avere anche delle fondamenta solide, e passare addirittura del tempo insieme senza riuscire a capirsi e a comprendere, fa abbastanza pensare. Infatti tremo sempre quando spesso anche le mie amiche, dopo magari un mese di frequentazione, dicono no, ma io lo conosco bene, questa cosa non la farebbe mai. Ma in un mese, due mesi, tre mesi, ma anche sei mesi, ma anche un anno, una come si fa a dire intera. Esatto, che si conosce alla perfezione una persona quando una vita non basta, quando 10 anni, 2 anni, 3 anni non bastano, emergono poi sempre nuove sfumature del carattere che ti lasciano poi sempre sorpresa. Quindi dopo un mese credo che non si conosca neanche quale sia il colore preferito, si può dire, quindi è veramente impensabile. Voi però giustamente vi starete chiedendo, dopo tutto questo prologo e dopo tutto questo sproloquio, chi sia la nuova fiamma di Niccolò. E beh,
qualche somiglianza, ma proprio qualche leggera leggera ci potrebbe essere. Tutto è nato da una soffiata, poiché lo stesso Zaniolo nei giorni scorsi è stato protagonista di uno shooting in un noto albergo di Roma, e questi alberghi che ritornano nelle nostre puntate. E proprio un'altra persona ha postato negli stessi giorni una foto similare nello stesso albergo, ovviamente di super lusso a Roma, che è particolarmente riconducibile per degli sfondi molto molto particolari, e quindi l'albergo è sicuramente lo stesso. Stiamo parlando di Sophie, l'ex tronista di Uomini e Donne, anche lei abbastanza fresca poi di rottura con Matteo, ne abbiamo poi parlato anche nelle scorse puntate di Gossip Mania, e sembra appunto che dopo il solito fitto scambio di like, di segui, eccetera eccetera, commentini sui vari social, sembra che sia sbocciato l'amore. Mi stupisce la velocità con cui queste persone si innamorano e addirittura si buttano in nuove relazioni. Nel caso di Sofì, insomma, lei sembrava aver investito tanto nel suo rapporto con Matteo, un rapporto che poi è finito sempre per motivi caratteriali, quindi sì, hanno una cosa in comune lei e Zaniolo. Anche lì lui era molto provato, ricordo, poretto. Sì, poraccio, anche perché tuttora lui non è che è riuscito tanto ad andare avanti, ha cercato un pochino di ripristinare quelli che erano alcuni equilibri che erano squilibrati. Però si vedeva troppo diversi, ora sono molto più simili nel modo di fare, nel modo di approcciarsi anche al mondo dello spettacolo. Sì, anche perché erano freschi, come hai detto tu, quindi adesso già hanno fatto il primo rodaggio, già sanno come funziona e quindi riescono anche a incuriosire gli altri. Non credo che questa storia andrà avanti, perché viste insomma le caratteristiche di Sofì e quelle di Zaniolo, anche in questo caso ci troviamo su due pianeti un po' diversi. Eh sì, poi Sofì, che nell'ultimo periodo è diventata amica di Taylor Mega, le piace la notte milanese, locali, copertine, quindi assolutamente può darsi che sia l'ennesima trovata pubblicitaria, ma noi indagheremo assolutamente, certo, con tutti gli indizi, degli sfondi degli alberghi, like, gli incroci, quindi non vi preoccupate, ci pensiamo noi come al solito, come no sempre, Elvira? Sempre, sempre, per forza, anche perché fortunatamente ci sono i social, altrimenti sarebbe un pochino difficile stare in tutte le parti d'Italia per cercare di capire. State attenti a sti sfondi, mi raccomando, cioè è importante, nel caso non vogliate far scoprire cose e soprattutto incrociare elementi, cambiate semplicemente sfondo di foto, storie, video, eccetera eccetera. Vi dobbiamo insegnare tutto, in poche sì, parole. Un pochino di furbizia, e soprattutto ricordate che solo quello che non si fa non si sa. E su questa perla di saggezza lanciamo un po' di pubblicità e ritorniamo, perché abbiamo altri due argomenti da analizzare. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Vi abbiamo lasciato con una perla di saggezza e quindi ritorniamo con un argomento che non è saggio di più, perché qui parliamo di stile. Cioè, cari tedeschi, che siete stati criticati per anni, secoli, generazioni, voi e i poveri calzini bianchi che mettevano praticamente ovunque, negli infradito, nei sandali, gli zoccoli, veramente di tutto e di più, sono stati lungimiranti, vedi? Certo. Venivano criticati, proprio maltrattati, ed invece dopo anni, anni e anni sta per scoppiare anche qui la moda. Indovina chi l'ha lanciata? Beh, guarda, la butto lì, Ferragni. esattamente, Chiara Ferragni, ciabatte e calzino bianco, via.
Ieri sera sono andata in giro per Caserta. In ciabatte e calzino no. bianco, meno male. Però ho intravisto già questo tipo di moda tra le ragazze casertane. La caratteristica era legata al fatto che era stata scelta una scarpa gialla con un calzino nero di spugna. Quindi questa cosa mi ha fatto un pochino preoccupare, perché pensavo che insomma questa ragazza avesse preso cose alla rinfusa. Ma scarpa sempre ciabattina di gomma come certo. Chiara. Oh mio Dio, certo. Oh mio Dio. Pensavo avesse preso cose alla rinfusa. In realtà c'era un però, e cioè si era ispirata la stessa Chiara. Allora. È proprio livello pro, sì, poi livello giallo pro. Con il calzino nero di spugna, devo dire. Livello pro, e il problema è che era inguardabile. Cioè, una cosa è che lo fa Chiara Ferragni, una cosa è che lo facciamo noi comuni mortali. Perché, in, insomma, giro per Caserta, in giro per Caserta, poi diciamo, non è che stiamo a Milano. Ecco. Beh, infatti. Poi devo dire che, a prescindere da ciò, già le ciabatte di gomma sono di uno scomodo e di un brutto proprio estetico incredibile. Parliamo, come possiamo vedere anche in grafica, di ciabatte che vanno comunque per cifre molto molto alte, fino a 1200 euro. Quindi veramente, cioè, ricordo che un noto supermercato qualche mese fa ha messo praticamente in vendita le sue ciabatte, anche lì è stata una moda criticata, però era per 5 euro, 10 euro. Cioè una cosa comunque abbastanza modesta, a cui proprio si sta rasentando la pazzia, quando poi io devo ancora capire se in realtà ci sta ispirarsi alla moda delle influencer, che si chiamano così proprio per questo, perché influenzano comunque il modo di fare, di pensare delle masse. Però un minimo di gusto deve restare nella mente di chi le segue queste mode. Il problema è no, nel senso che esatto. Purtroppo è come se ci stessimo comportando come degli automi, quindi se qualcuno fa A, automaticamente dobbiamo diciamo fare A. Automa, per chi non lo sapesse, è sinonimo di pecora. Sì, esatto. Pecora, esatto. Non volevo essere insomma rustica, però è esattamente questo. Il problema è sempre lo stesso, cioè cercare anche un pochino di contestualizzare la moda, perché magari la ciabattina noi comuni mortali la utilizziamo in casa o al mare, invece adesso, vista insomma anche la situazione Covid, si è portato questo outfit quotidiano che avevamo in quarantena anche in giro per la città. E dobbiamo anche ricordare che Chiara sta facendo casa nuova, quindi lancia mode ogni settimana. Se volete seguire ogni cosa che lei fa, credo che non arriverete a fine mese di questo passo. Eh sì, anche perché lo scorso anno, ricordo, lanciò la moda delle pantofoline peluse. Sì. D'estate. Anche lì, diciamo, un problema freschissime. Proprio esatto, freschissime, piedino sempre fresco, profumato, immagino, sì, sì. Ma poi guai a prendere una pozzanghera, diciamo, qualcosa lasciato da cani sui marciapiedi, perché una tragedia, si dovevano prendere e buttare anche lì. Poi ovviamente il modello originale costava 1000 euro, perché di note griff mondiali, non solo italiane, e quindi poi ci sono state le varie imitazioni low cost, per dire così. Quest'anno le ciabattine, ma non solo, perché poi in contemporanea, ho avuto modo di verificare anche ieri che ero un po' in giro per Napoli, subito si sono dati sia Chiara Ferragni che Fedez alla promozione di linee di costumi non proprie. Persino anche Fedez appare in queste gigantografie, in questi sì. negozi molto noti italiani, sponsorizzando queste linee di costume poi ispirati ai supereroi che lui, sappiamo bene, ama. Così come la stessa Chiara Ferragni, che sta pubblicando sui social una serie di foto di vari costumi di un'altra nota griff concorrente poi a quella di Fedez, e già ovviamente gli stessi costumi sono andati a ruba, quindi è tutta una trovata pubblicitaria, come dice la saggia Tina Cipollari, è tutto business. Sì, a me il problema, cioè la cosa che preoccupa, è la reazione delle persone, delle ragazze, ma anche dei ragazzi, perché sì. mi rendo conto che insomma oggi basta veramente poco per influenzare gli altri, e non si tratta di influenze positive, ma per la maggiore di influenze negative, perché ovviamente nel voler acquistare qualcosa indossato da un personaggio famoso, addirittura tante ragazze e ragazzine
creano legami un po' particolari pur di ottenere quel 20 euro, quel 100 euro utile per acquistare quel determinato prodotto. E questa moda si sta diffondendo anche tra i ragazzi, quindi non ci sono più differenze da questo punto di vista. Spero soltanto che almeno un po' di sale in zucca e il ritorno a scuola faccia capire che bisogna essere se stessi, evitare quindi di imitare gli altri. Eh sì, con uno stile proprio, ma poi la ciabattina una volta che piove, secondo me può essere anche pericolosa, si scivola che è una meraviglia. Ma a parte, ma visto la presenza di ciabattine, ognuna ne può creare una sua, cioè bisogna anche sviluppare un po' di immaginazione e creatività. Esatto, lanciare una moda propria, perché no, uno stile proprio, qualcosa di diverso, può rendere comunque unici e soprattutto rendere il proprio stile riconoscibile, certo, non riconducibile poi a un personaggio noto, che sicuramente lo farà in maniera diversa. Ultimo argomento, visto che parliamo di stile, loro ne hanno da vendere perché non si ispirano a nessuno se non a se stessi, è davvero rock, è quello dei Maneskin, che sono stati trionfatori in grandissimo stile, come solo noi in Italia possiamo fare, dell'Eurovision. Erano tra i favoritissimi, l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, anche in Hit Parade 91, e già dopo la vittoria al Festival di Sanremo, con il loro stile, il loro sound molto rock, si pensava che comunque potessero fare veramente bene all'Eurovision, che poi è un po' una fucina di nuovi sound, di nuovi talenti, di queste esibizioni molto sopra le righe. Loro però hanno dovuto un po' edulcorare anche la stessa Zitti e Buoni, togliendo qualche parolaccia che poi comunque nell'esibizione finale dopo la vittoria hanno ripristinato, tanto abbiamo vinto, chissene, insomma. Quindi Damiano si è lasciato andare, però è stata veramente una vittoria straordinaria, storica, e soprattutto che segue soltanto a quella di Gigliola Cinquetti, se non erro, e Toto Cotugno, sì, con l'italiano, quindi parliamo di un'infinità di tempo fa. Poi zero vittorie dell'Italia. Sì, il punto è proprio questo, che i Maneskin, insomma, è il loro anno fortunato, però hanno dimostrato di avere una crescita costante nel tempo, nessuna retrocessione. Vero. E hanno dimostrato proprio all'Eurovision, quasi ricalcando un pochino i mondiali di tanti anni fa, come l'Italia possa distinguersi sempre dal punto di vista della moda e dal punto di vista delle melodie e dal punto di vista attoriale, quindi è stato... Ci metto anche quello culinario, guarda, certo, mi voglio culinario rovinare proprio perché è il mio pensiero fisso, diciamo, soprattutto diciamo in quest'ora pomeridiana precena, ci sta, certo, ci sta. L'orario dell'aperitivo noi lo facciamo, esatto, parlando, esatto, di gossip. E è stata una vittoria molto sentita. Ieri i social erano invasi dalle foto dei Maneskin, sebbene insomma sia stata una vittoria anche che molti non credevano possibile. E questa cosa mi ha stupito molto perché, sai, essendo l'anno dei Maneskin, pensavo che fossero i favoriti in generale. Però devo dire che dal punto di vista dell'Eurovision si tratta di una sorta di concorsone, chiamiamolo così, a cui tutti aspirano, e vincere l'Eurovision significa poi avere un futuro pieno dal punto di vista delle opportunità. Eh sì, è molto importante anche a livello internazionale, loro hanno prodotto molto spesso anche nell'ultimo album Teatro d'Ira volume 1 tantissimi brani anche in inglese, quindi poi hanno sempre puntato a un mercato internazionale perché il loro sound è così. E come hai detto tu, ci sono state anche un po' di dinamiche strane, poiché il format dell'Eurovision è molto molto complicato, c'è una parte di voti interni delle varie nazioni e gli Maneskin sono stati al quarto posto, se non mi sbaglio, col trionfo di Francia e Svizzera, e poi c'è la parte del televoto che li ha visti trionfare grazie anche poi agli appelli di Fedez e di, sì, Chiara Ferragni, che si sono messi lì, hanno bombardato, così come è successo poi anche allo stesso Sanremo una volta in finalissima con altri VIP, già ne abbiamo parlato in passato, e veramente l'Italia ha spopolato avendo poi il numero di voti più alto in assoluto dal televoto, quindi veramente una soddisfazione immensa, anche perché Francia e Svizzera ci sono rimasti poi veramente veramente male. Sì, bastava vedere le loro facce. Sì, però anche la faccia insomma di Damiano è stata, era stupito da quel risultato. Forse perché insomma erano partiti con la consapevolezza di volerci provare, ma mai con l'idea di poter vincere, certo, realmente. Quindi è stata un'immagine, credo, che resterà nella storia,
come tante altre però. Come tante altre, perché effettivamente ci sono stati dei momenti assolutamente sopra le righe, anche di polemiche, non solo in diretta, vabbè, tentativi di spogliarello da parte di Cristiano Malgioglio, che poi fortunatamente hanno tagliato, anche perché l'ora era tarda, sì. Anche se con i conduttori è rimasto praticamente in intimo con questo pantaloncino e questa gonna che lo contraddistingue da sempre. E poi ci sono state un bel po' di polemiche risolte in conferenza stampa, ma che hanno avuto uno strascico anche molto brutto, possiamo dire, poiché in un fermo immagine proprio durante la diretta dell'Eurovision è stato ripreso Damiano mentre si chinava, e molti l'hanno accusato che in realtà in quel momento stesse facendo uso di droghe. Cosa che sinceramente, cioè, vedo alquanto paradossale, perché sicuramente se nel caso fosse stato reale non lo fai in diretta TV davanti a mille telecamere, e sai benissimo che da un momento all'altro ti possono riprendere. Lui poi ha spiegato in conferenza stampa che non hanno mai fatto uso di droghe. E soprattutto Thomas aveva rotto un bicchiere e quindi si era chinato per guardare sotto il tavolo cosa avesse combinato e cercare un po' di coprire i danni, quindi assolutamente una cosa innocente, ma ci hanno provato, soprattutto come abbiamo detto da Francia e Svizzera, a infangare come sempre il nome dell'Italia, ma ahimè non ci sono assolutamente riusciti. Lo stesso Damiano ha anche detto che nel caso sono disponibili per i test, certo. Per confermare ovviamente che loro non hanno fatto e non fanno uso di droghe, quindi polemica assolutamente spenta. Sì, e sicuramente quest'ultima affermazione è stata fondamentale, perché sì. La volontà di volersi mettere alla prova, di essere testati, dimostra come in realtà non ci sia nulla da nascondere. Il problema è che effettivamente, guardando questa immagine così all'improvviso, random, sembra esserci qualcosa, sì, che non strano, va. Sì, strano, esattamente, è vero questo. Però devo dire che la loro risposta è stata positivissima, non temono nulla, e questa cosa fa pensare che insomma potrebbero tranquillamente sottoporsi ai test e dare uno smacco finale a Francia e Svizzera, e soprattutto a tutti coloro, anche italiani, che hanno polemizzato poi questa scena. Eh sì, ma le polemiche regnano in Italia, quindi è un paese dove se non c'è polemica veramente è inutile, possiamo dire, quasi anche parlare o esprimere un'opinione. La storia dei Maneskin poi è fantastica, sono passati per un noto talent, e poi soprattutto le immagini che loro hanno anche ricordato di quando suonavano per strada a Roma con un cartello fatto veramente di poco con la scritta Maneskin a pennarello, e l'invito a seguirli sui social, e lì veramente con pochi strumenti e la bellissima voce di Damiano si sono fatti strada poco alla volta, e spesso ritornano proprio al centro di Roma per cantare lì dove tutto è iniziato, ed è stata veramente una bella favola la loro. Sì, e ci ricolleghiamo un pochino all'argomento iniziale, sì. Rimanere con i piedi per terra e soprattutto avere qualcuno che creda in te. In questo caso c'è una flotta di italiani che crede in loro e sicuramente non hanno mai deluso le aspettative. E che, a differenza delle ciabattine di Chiara, sì. Ferragni, ama comunque il punto di vista diverso, il punto di vista che può essere anche lontano da quello di tantissime persone. Infatti loro hanno raccontato che molti dicevano: datevi al pop che è più commerciale, lasciate stare questo rock che in Italia ormai non va più, è difficile sfondare anche all'estero. Invece loro sono andate al festival con una canzone rock piena di parolacce contro tanti big, hanno trionfato e l'hanno fatto anche all'Eurovision. Sì, sono rimasti coerenti con se stessi e soprattutto hanno dimostrato come in realtà anche il rock, che è uno stile un po' vintage, perché ormai non si ascolta più il rock degli AC/DC, da questo punto di vista insomma fa capire come in realtà è tutto ciclico in Italia, quindi è importante anche da questo punto di vista rinnovare la tradizione e portare avanti poi nuove idee che stupiscono e che soprattutto sottolineano come la diversità possa essere un valore aggiunto e non un valore da attaccare.
Bravi Maneskin, viva la musica ed anche il rock, una grandissima soddisfazione all'Eurovision. Noi, cara Elvira, siamo, ahimè, in chiusura, però ci vediamo domani pomeriggio, eh? Certo, ti aspetto e mi raccomando, carica come sempre. Grazie mille a te, alla tua compagnia e anche a coloro che ci hanno seguito anche oggi. Appuntamento a domani 18:30 come sempre con una nuova puntata di Gossip Mania. Domani.